ringrazio ovviamente l'assessore Franza Flori e ringrazio il sindaco Moratti, perché è evidente, perché finalmente il mondo del fumetto, non soltanto la Fondazione Fossati o il nostro gruppo, ma tutto il mondo del fumetto oggi sta vivendo un momento particolarmente emozionante, direi epocale in Italia. Esistono alcune altre realtà che offrono un mondo del fumetto importanti, senz'altro il Museo del Fumetto di Lucca, abbiamo presente qui il direttore del museo, Don Celti, con il quale abbiamo dei rapporti di collaborazione da tempo e abbiamo dei percorsi già avviati, ma sono poche realtà che hanno grandi difficoltà ad affermarsi, ad affermare un'identità e a creare degli spazi come questo, per poter conservare il passato e presentare il futuro. Il fumetto ha un futuro, un grande futuro davanti, ci sono tantissimi giovani che lavorano oggi che vogliono imparare a fare i fumetti, esprimersi con il fumetto, perché non dimentichiamoci che il fumetto è un medium, è un modo per comunicare con il cinema, con la letteratura, con tanti altri. È un modo più difficile forse anche di tanti altri ed è un modo estremamente efficace. Raggiunge grandi masse, ci raggiunge moltissime persone e quello che riesce a esprimere il fumetto molto spesso non si riesce a fare con altri mezzi. Con tutta questa importanza di questo nostro medium, il fumetto purtroppo in Italia non ha mai avuto il riconoscimento che ha dovuto avere. Quindi questo momento è molto importante. E devo dire che siamo rimasti stupiti, colpiti e contenti veramente quando, già un paio di anni fa, il sindaco Moratti ha buttato lì l'idea di fare un museo del fumetto. Noi ci lavoravamo da anni in questo progetto, avevamo ormai abbandonato l'idea di poter realizzare il Museo del Fumetto a Milano, ormai ci rivolgevamo ad altre realtà, addirittura dall'estero, diciamo, a questo posto, per portare tutti i nostri materiali, tutto il nostro capitale di lavoro, di conoscenza, di reperti, eccetera, altrove. Abbiamo detto, fermi tutti, riproviamoci ancora una volta, diciamo un'ultima volta. La durezza di cui parla l'assessore Finanza era una durezza dovuta a chi era arrivato a un momento in cui o fossimo riusciti a realizzare veramente quello che è stato il sogno, scusate l'emozione, ma questo sogno è cominciato molti anni fa con un caro amico Franco Fossati e con lui nel suo tempo abbiamo ipotizzato di creare uno spazio come questo. Oggi è venuto per esempio a trovarci una persona che per molti anni ha lavorato con noi, con me, con Franco, con tutti gli altri del gruppo, che non vedevamo da anni, è tornato oggi. Un bel colpino è qui con noi e lo ringrazio perché è stato una colonna importante del nostro lavoro. Ecco, questo vuol dire che noi siamo arrivati a un punto in cui tutta la nostra vita di studiosi del fumetto, di lavoratori del fumetto, di editori, di imprenditori, diciamo, del fumetto, una vita dedicata a questo modo di comunicare, rischiava di non avere nessuna rappresentanza, soprattutto a Milano, che è una capitale del fumetto. Siamo stati ripescati in l'ultimo momento, abbiamo voluto certo duramente verificare se questa realtà era veramente praticabile. La domanda che abbiamo chiesto, che abbiamo posto al dottor Lamberti, che ha seguito in modo splendido questa operazione per il Comune di Milano e ovviamente l'assessore Finanza Flori, è una cosa seria, perché si possono fare tante cose e si possono fare in tanti modi. Noi non eravamo e non siamo disponibili a fare una cosa nei sentieri così come capita. Se noi abbiamo coinvolto, anche oggi, sono qui presenti con noi tante persone importanti del mondo del fumetto, se abbiamo coinvolto tanti amici, abbiamo detto andiamo avanti su questo progetto, in questo luogo stupendo,
è perché abbiamo visto la possibilità di fare finalmente quello che volerà. Il progetto che noi segnaliamo può essere veramente quello, la realtà che abbiamo costruito. Infatti il museo che vedrete qui, che già vedete qui in luce perché ci stiamo ancora lavorando, il tempo è stato molto rapido, ma il museo che vedete qua non è un museo comunale, un museo diciamo all'antica, non è un luogo dove conservare i fumetti per la migratina o qualche tavolo originale, cose così. È un luogo vivo, è un museo in senso europeo del termine, avanzato. Qui ci sarà uno spazio per la lettura, per la consultazione, uno spazio dove venire a trascorrere delle ore piacevoli. Ci sarà modo di scoprire dei percorsi soprattutto. Abbiamo fatto in passato tante mostre, ma tutte queste mostre erano organizzate all'interno di un nostro percorso di ricerca, di percorsi culturali che avevano dietro un forte studio. Bene, il luogo sarà piacevole, gradevole, ci sarà didattica in senso nuovo, moderno. Quando facciamo lezioni, quando facciamo laboratori con bambini e ragazzi, l'entusiasmo di questi bambini e ragazzi è enorme. Non vengono trascinati a fare i nostri laboratori, ma non vorrei proprio capire al contrario. Quindi ci sarà una sala con apparecchiature multimediali avanzatissime, modelli nuovissimi. E in questo devo ringraziare tutti i partner che abbiamo trovato, anche appunto a livello di inventori, a livello di costruttori, che hanno contribuito a e stanno contribuendo a mettere qui dentro il mezzo, le forme più avanzate. I nostri laboratori didattici saranno delle forme avanzatissime. I modi di lettura e di consultazione dei nostri sistemi sono metodi nuovi. Stiamo creando dei nuovi database inediti, interfacciandoci e costruendo questa cosa con il Museo di Lucca e con altre realtà che operano nel settore e che potranno assolutamente collaborare, perché devono essere assolutamente in collaborazione con il sistema bibliotecario, non solo il sistema bibliotecario milanese, il sistema bibliotecario nazionale. E col nostro, verso il nostro sistema c'è interesse anche dall'estero. C'è una rete di lavoro che noi stiamo facendo e portando avanti da tanti anni, anche con l'estero, con i paesi dell'America Latina, con la Francia ovviamente, il Belgio, i paesi che da sempre hanno per il fumetto un rispetto grandissimo. Parlavo l'altro giorno con Lisa Crepax, la signora Crepax, che mi diceva che era appena tornata, quando ci ho trovato al telefono, era a Parigi, dove hanno fatto due grosse cose, in particolare una grande mostra su Guido Crepax. Ecco, Guido Crepax ha avuto per fortuna la mostra a Milano. Tanti altri autori stanno ancora aspettando. Noi cercheremo di riempire questo vuoto e di far conoscere questi autori di ieri e di oggi. Abbiamo anche qui con noi oggi grandi autori, abbiamo Sergio Toppi, vedo, e tanti altri, non faccio i nomi di tutti perché sarebbero troppi, ma ecco, questi grandi nomi, questi grandi autori che sono il sogno di tanti giovani che leggono le loro pubblicazioni, che all'estero vanno tappeti rossi spesi dappertutto, in Italia aspettano ancora un po' il riconoscimento che aspetta loro. Il nostro museo ci viene a dare. Non vorrei aggiungere troppo, lo spazio lo vedrete, lo conoscerete, vedrete i suoi sviluppi nei prossimi giorni e mesi. Abbiamo una programmazione ricchissima, partiremo subito anche oltre a mostrare già adesso, che è un omaggio agli editori coraggiosi milanesi, il fumetto è nato a Milano, come diceva giustamente l'assessore prima. E ha avuto uno sviluppo a Milano potentissimo, oltre 250 sigle editoriali sono su Milano, quindi capitale, e a questo dedichiamo la mostra. Ma andremo più in là, ci sarà una mostra evidentemente per i 150 anni in collaborazione con Lucca, avremo dei percorsi salveriani, avremo tante altre iniziative, per accennarne una che ci sta appassionando moltissimo per il prossimo anno, quindi vi do già le prime tre chicche, 2012 ci sarà una mostra che sarà la fine del mondo, e perché evidentemente lo potete immaginare, spero che non sia veramente la fine del mondo, ma la mostra lo sarà senz'altro, sarà una mostra epocale, stanno collaborando degli straordinari amici e collaboratori di tutto il mondo.
mi trovo qui perché sono diventato qualunque, ma realmente spero di avervi espresso quello che è il nostro modo di lavorare, la nostra volontà di lavorare. E un ultimo ringraziamento, un proprio ringraziamento, queste presentazioni ci vogliono sempre. Devo ringraziare i giovani che hanno collaborato con noi in questi mesi per costruire questo luogo e questo progetto. Non siamo soltanto, sono dei capelli bianchi della Fondazione Fossati, il fumetto, dicevo, che è giovane, i giovani che lavorano con noi, la quasi totalità delle persone che hanno lavorato con voi, grande numero, sono neolaureati, alcuni sul fumetto, sono giovani che stanno cominciando con noi un percorso che speriamo sia lungo quanto è stato il nostro. Grazie.